Per poter parlare della mozione del Forteto, ho provato a immaginare una traccia di discorso, ho provato anche a scriverlo. Beh, posso dire che è impossibile, perché ci sono situazioni in cui la malvagità, il crimine, gli atti che vanno oltre ogni logica sono talmente tali e tanti da non poterli portare su un discorso. Francamente, ogni volta che parlo del Forteto, dopo 2 minuti arriva un provvidenziale nodo in gola che strozza la mia voce. Eppure oggi ne dobbiamo parlare. Parlare solo per la prima volta, per poter finalmente per la prima volta dare una risposta con i fatti. Ci sono fatti che sono umanamente inaccettabili e inconcepibili, fatti che prima di essere contro la legge o contro la società sono contro natura, e tutti i fatti, immaginateli tutti, dalla violenza che si può perpetrare ai minori, dalla voluta volontà di interrompere i rapporti dei minori dalle loro famiglie originarie. Questi ci sono tutti nella vicenda del Forteto. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una comune che nasce a metà degli anni 70 e che riuniva diverse persone, 100 persone circa. Queste 100 persone vivevano in un ambiente naturale talmente idilliaco da indurre il tribunale ad affidare a quelle persone minori che venivano da situazioni disagiate, che avevano subito abusi sessuali. Lo Stato prende tramite un giudice quei minori e li affida a coppie che vivono in un sistema idilliaco. Fino a qui niente di sbagliato, perché potevano anche non conoscere quello che accadeva. Ma già a metà degli anni 70 un'inchiesta della magistratura ed una sentenza portano ad una condanna che riguarda proprio i due principali soggetti che stavano a capo di quella comunità. E parliamo di una comunità, e parliamo di condanna per maltrattamenti ai minori, parliamo di condanne per abusi. Eppure tutti facevano finta di niente. Si arriva al punto in cui Fiesoli, appena uscito di carcere, appena uscito di carcere, scrive: "Oggi sono finalmente rientrato a casa. Nemmeno un'ora più tardi mi è stato portato un bambino con sindrome di Down." Com'è possibile? Ci arriveremo. Però non ci arriveremo prima di dare voce a qualcuno di quei ragazzi, a qualcuno di quei bambini che oggi sono adulti e che in un servizio delle Iene raccontano di quello che accadeva. Io non entrerò nei dettagli perché sono indicibili, ma voglio specificare almeno per dare un'idea, perché forse qualcuno non sa e qualcuno si interrogerà prima di pigiare il solito tasto. Marica sostiene che veniva abusata da piccola, poi le è stato detto, una volta entrata nella comune del Forteto, a proposito, lo dico a quelli di SEL che provano a reintegrare per un attimo la situazione economica del Forteto: non si può parlare della situazione economica del Forteto, non si può dire che abusavano dei bambini, però facevano un buon formaggio. Marica racconta che le veniva detto che per liberarsi degli abusi che aveva subito da piccola doveva rivivere quegli abusi. E poi successivamente racconta che le dicevano che siccome aveva accumulato troppa rabbia con gli uomini, doveva a quel punto coltivare dei rapporti omosessuali con le donne. E la donna in questione con cui Marica coltivava il rapporto sessuale era la madre affidataria. I bambini che si sottraevano a queste violenze venivano picchiati. Matteo racconta, scrive,
sempre nel servizio delle Iene, un mio amico, suo padre affidatario, era a prenderlo a cazzotti mentre era a terra, ma a cazzotti che un bambino lo ammazzi, erano tutti ad incitarlo. E ci sono tante altre dichiarazioni. In una telefonata, sempre in quel servizio, servizio che invito a guardare, qua, alla domanda del giornalista che dice: ma quanti erano questi abusi? Decine. Il giornalista spera che arrivi una risposta affermativa. No, erano più di decine. Erano più di decine di abusi. Al telefono il ragazzo, oggi adulto, dice: non c'è un numero. Parliamo di Jonathan, che assieme ad altri due ragazzi, Giuseppe e Matteo, sono stati costretti a denunciare di abusi sessuali i genitori. Jonathan racconta perché la filosofia di fondo era quella di rompere rapporti del tutto con la famiglia originaria e quindi i bambini venivano indotti a credere che i genitori avevano abusato sessualmente di loro, che li avevano venduti fino al punto da portarli ad accusare i genitori originari. Il padre di Jonathan si è fatto 7 anni di galera perché era stato accusato da suo figlio, che oggi racconta che quei fatti non esistevano. Parliamo di opere di convincimento che andavano avanti per ore ed ore, quotidianamente, nei confronti di bambini che non avevano nemmeno 10 anni a volte avevano 5 anni, per poi arrivare a persone adulte che oggi porteranno per sempre quella violenza. E allora il dubbio che abbiamo tutti è: perché? Perché non può esistere che persone condannate erano a capo di una comunità a cui venivano affidati i bambini. Perché, come può accadere per tanti anni? Parliamo di circa 30 anni. Quando è iniziata la legislatura, il secondo o terzo giorno che mi trovavo in treno per venire a Roma, c'è stato un avvocato che si è avvicinato dicendo: mi raccomando, occupatevi della vicenda del Forteto. Era impossibile essere nelle istituzioni e non conoscere i dubbi che c'erano attorno alla vicenda del Forteto, le contraddizioni. Perché? Il dubbio è atroce, ma lo devo dire. Si dice che il Fiesoli, quando era stato condannato, era stato considerato dal centro-sinistra o dalla sinistra, chiamatelo come volete voi, era stato considerato una vittima di un atto di ingiustizia di un magistrato di destra. Cioè, il dubbio che c'è dietro a tutta questa situazione è che questi bambini abbiano subito i danni, mortificazioni, abusi sessuali a causa della farsa dei litigi e delle battaglie, pseudo-battaglie tra sinistra e destra. Perché il Forteto rappresentava il fiore all'occhiello della sinistra toscana, una comunità in cui tutti potevano vivere sereni ed era frequentato dalle alte istituzioni, era frequentato da politici, era frequentato da magistrati, che avevano deciso di dare fiducia cieca, nonostante una sentenza nell'85 del Tribunale, perché forse quel Tribunale si era sbagliato. E allora, nel 2011 il giornalista delle Iene va al Palazzo Vecchio a Firenze. Il sindaco era Matteo Renzi, che risponde che è giusto all'intervista, è giusto che quella parte di politica che non si è resa conto di quello che stava accadendo ne paghi le conseguenze. Questo lo diceva Matteo Renzi, sindaco. Come le deve pagare le conseguenze?
Voglio sapere come deve pagare le conseguenze, perché oggi, Presidente, le chiedo davvero un minuto, oggi non chiediamo di fare qualcosa di straordinario, chiediamo di accertare le responsabilità e che venga valutata con urgenza l'esistenza dei requisiti per procedere al commissariamento. Come si può dire no? Ed è chiaro ed evidente a tutti che nessuna mozione, nessuna interrogazione restituirà a quelle persone un'adolescenza che è stata rubata. Nessuno! Ma com'è? Ma almeno abbiamo il dovere di dirgli che lo Stato, dopo 40 anni in cui tramite negligenze e omissioni si è reso complice di crimini allucinanti, che oggi invece lo Stato dà una risposta e chiede scusa con i fatti. Non si può votare no a quella mozione. Concludano, non si può votare no, perché io tante volte, Presidente, ho parlato di vendere l'anima al diavolo. Forse ho esagerato, ma oggi non parlo, perché se qualcuno crede nell'inferno, io vi posso dire che il Forteto ne rappresenta la concretizzazione migliore, e chiunque toccherà quel tasto votando no alla mozione, in quel momento si starà concludano davvero vendendo l'anima al diavolo. Grazie.